Riaperto a Sapri lo sportello INPS, un servizio atteso da ben 4 anni, da quando cioè fu soppresso. Da lì partì una lunga e difficile battaglia, portata avanti soprattutto dal sindacato SPI-CGIL di Sapri, che raccolse oltre 6.000 firme e cartoline che furono inviate all'INPS nazionale e alla regione Campania. Al taglio del nastro questa mattina anche i vertici provinciali dell'INPS. Grazie alla pervicacia e al grande lavoro svolto dall'amministrazione regionale del Presidente De Luca, alla volontà del nostro Presidente Tito Boeri e del Direttore regionale Giuseppe Greco, abbiamo portato a casa un grande risultato, cioè la messa a disposizione come partecipazione alla spesa da parte della Regione di fondi che ci hanno consentito di contrattualizzare un certo numero di unità di medici, di professionisti con noi convenzionati che ci hanno, e di operatori sociali anch'essi a contratto, con l'aiuto dell'ANMIC che ci fornisce, diciamo, il supporto dei medici di categoria, abbiamo potuto riattivare i 3 ambulatori che avevamo già predisposti di Sapri, Sala Consilina e Valle Lucania. Questo ci consentirà in una prima fase di coprire l'esigenza delle categorie che tra gli svantaggiati, cioè tra gli invalidi civili, sono quelli un po' più svantaggiati, cioè sicuramente gli ultra 75 anni e le persone affette da patologie particolarmente gravi che cerchiamo di visitare rapidamente il più vicino possibile alle loro case, ai loro luoghi di origine. Penso che noi, come stamattina, noi stiamo festeggiando una cosa molto importante, però nulla è venuto da sé, perché anche oltre che attraverso la raccolta delle firme, oltre attraverso la continua sollecitazione agli organismi preposti da parte del sindacato pensionale, da parte del compagno Triani, in diverse occasioni noi siamo stati partecipi insieme ad altre organizzazioni sindacali, ma in special modo, mi dovete consentire, il sindacato pensionale e la CGIL, per sollecitare l'apertura, dimostrando anche con i fatti la necessità di questa cosa, in quanto avvenivano in questi luoghi dove non era possibile le visite in loco, spese non indifferenti che andavano ben oltre il risparmio che si era preventivato.